Alberto Marolda, io giornalista TV, siamo qui con la signora Dettori, con lei parliamo di, ovviamente, di dipendente pubblico, e vorrei parlare di un sentimento che è ancora forte nel paese. Se io e lei andiamo in un supermercato, in una piazza affollata, in un autobus e parliamo, ci mettiamo a chiacchierare dello stipendio di un segretario comunale, rischiamo la sollevazione popolare ancora oggi. Ma intanto perché la gente non sa quanto guadagna sul serio un dipendente pubblico, perché i dipendenti pubblici, lo salario dei dipendenti pubblici si aggira per la maggior parte intorno ai 1.000-1.200 euro, di questo parliamo. E poi è evidente. Beh, ho nominato il segretario comunale, sì, quello che i mass media tirano fuori. Allora, se per questo possiamo nominare i presidenti di alcuni enti che superano abbondantemente i 500.000 euro di salario, però il lavoratore pubblico è altro, non sono soltanto questi. E in più c'è stata una campagna di denigrazione talmente forte nei confronti dei lavoratori pubblici che tu soltanto se parli di un lavoratore pubblico tu curti corri il rischio di essere linciato, perché siamo i protetti, siamo i garantiti, siamo quelli che non ci hanno mai rimesso. I fannulloni, no? Fannulloni, sì, è una parola che io odio profondamente, perché davvero ogni tanto se i cittadini si soffermassero a pensare al lavoro pubblico si renderebbero conto che i lavoratori pubblici sono quelli che incontrano al pronto soccorso, che incontrano quando portano i loro figli a scuola, che chiamano quando gli si allaga casa, che insomma sono quei lavoratori che quotidianamente garantiscono i diritti in questo paese, e quindi forse bisogna spiegare che cosa fa il lavoratore pubblico. E probabilmente fare quello che generalmente viene fatto fare dai media, no? Da anche i media satirici, Striscia la Notizia e quant'altro, cioè, non ci guadagnerebbe molto il sindacato se cominciasse anche lui a denunciare, a ostracizzare i fannulloni, perché qualcuno c'è veramente. Ma qui rispondo facilmente, nel senso che è sufficiente leggere i contratti che noi facciamo come organizzazioni sindacali per capire che dentro ai contratti ci sono tutte le norme per perseguire, licenziare, prendere provvedimenti, ridurre il salario dei dipendenti che non svolgono il proprio lavoro. Ma deve esserci un dirigente che parta da cui parta l'azione. Certo, appunto, quindi non è ascrivibile al sindacato, che intanto siamo noi che veniamo accusati di difendere i fannulloni. No, quindi i lavoratori credono alle cose che noi mettiamo in campo. Diciamo che se il dirigente non ha il coraggio di arrivare sino in fondo sui compiti che gli spettano e per cui è pagato, non può essere il sindacato che ne paga le conseguenze, perché se io trovo uno che sta facendo la spesa mentre dovrebbe essere in servizio, il contratto dà tutti gli strumenti a quel dirigente per avviare la commissione di disciplina, per penalizzare quel lavoratore, non soltanto con il licenziamento, che adesso spero che non bisogna licenziare per forza continuamente tutti, ma ci sono davvero meccanismi sanzionatori anche molto pesanti nei confronti dei lavoratori pubblici. Quindi lei pensa che la pubblica berlina, il pubblico ludibrio non sia un deterrente abbastanza forte? Io penso di no, penso davvero di no. Io sono convinta da sempre che non è soltanto la pena quella che cambia e fa cambiare gli uomini e le donne in questo paese, vale per tutti. Allora, nel lavoro pubblico, se tu rimotivi i lavoratori, gli dai in mano davvero il lavoro e l'organizzazione del lavoro e non fai semplicemente dei tornelli, perché poi con Brunetta siamo finiti alla barzelletta dei tornelli, quello lo strumento, l'unico strumento che permette al lavoratore pubblico di essere efficace ed efficiente, senza che funzioni la pubblica amministrazione. Vogliamo non può trattare i lavoratori pubblici come bambini deficienti. No, non solo, vogliamo parlare del fatto che il ministro Brunetta ha detto che informatizzavamo tutto e che l'80% dei nostri servizi pubblici non hanno un computer, cioè di cosa parliamo? Oppure tu pensi davvero che nel 2020, non so, puoi ancora pensare che il lavoratore, cioè che il cittadino che gira per i servizi e che non c'è un sistema informatico che permette al cittadino di stare fermo allo sportello ed è tutto il resto che ruota intorno a quel cittadino? Faccio un esempio, devi fare il cambio del medico, vai alla ASL, vai da una parte la fila perché devi chiedere come devi fare, poi devi andare da un'altra parte perché il medico ti deve dare. È possibile che tutto ciò si risolve con un clic del computer, come diceva una volta il famoso ministro Brunetta? Siamo molto lontani. E per di più non c'è formazione per i lavoratori pubblici.
là non si può pensare che arrivano le nuove tecnologie e che tu, siccome sei un lavoratore pubblico, c'è una, qualcuno che dall'alto ti infila nel cervello le nuove nozioni. Bisogna investire anche nella formazione. Ma la formazione costa? Allora, intanto, sì, è vero, la formazione costa, però insomma, nel lavoro pubblico, nelle pubbliche amministrazioni, non nel lavoro pubblico, si può risparmiare anche tanto. La gente ne è sicura? Appunto. Ma non perché non paghi i lavoratori o perché non fai il contratto nazionale ai lavoratori, perché tagli sui costi, quella che si chiama della politica, ma che io preferisco chiamare dei partiti nella gestione dei servizi pubblici. Perché troppi raccomandati che non riguardano i singoli lavoratori ma che riguardano la dirigenza, spesso i contratti di collaborazione fatti dal direttore generale o dal direttore dell'ente. Puoi risparmiare razionalizzando il sistema, centro acquisti, risparmi anche e riduci anche le infiltrazioni e rendi un po' più legale il sistema. E quei soldi investirli per migliorare le condizioni di formazione e di vita dei lavoratori, ma per migliorare anche le condizioni dei servizi dei cittadini, perché io trovo non soltanto sconvolgente il fatto che un cittadino debba aspettare mesi per avere una risposta rispetto a una richiesta, ma che quando vai in un servizio spesso non sai nemmeno dove metterti seduto, e parliamo di anziani spesso che stanno... Non stiamo parlando di pronti soccorsi? No, i pronti soccorsi ormai non li racconto nemmeno più, perché parlo dei servizi comunali, parlo del quando vai a fare la richiesta di una carta d'identità, quando vai a fare la domanda per fare la pensione, oppure parlo di tutti quegli non autosufficienti che oggi non hanno nessuna garanzia di certezza del servizio che gli viene offerto. Va bene, ci sarebbe da dire molto su questi argomenti, per cui passiamo alla seconda domanda. A questo punto, la vittoria fra virgolette della CGIL sugli altri sindacati significa che in questo qualunquismo dilagante, questo montismo tecnico dilagante, lo zoccolo duro del dipendente pubblico ci crede ancora e crede che siate solo voi a poterlo fare, a poter combattere? No, io penso che il lavoratore pubblico, che non lo zoccolo duro perché è molto diffuso, perché fosse lo zoccolo duro non sarebbero di più di 1 milione di lavoratori che hanno votato a fronte del 1,2 milioni che erano quelli che avevano diritto al voto, quindi vuol dire che è uno zoccolo molto consistente. Poi i lavoratori pubblici sono convinti che sono le organizzazioni sindacali che debbano riprendere in mano i temi del lavoro, del contratto e dei servizi. Poi in questa visione generale del lavoratore pubblico e del valore democratico del voto e anche della rappresentanza, riconoscono alla CGIL non l'essere lo zoccolo duro, ma l'essere stato un sindacato che non ha mai abbandonato il tenere insieme i diritti dei lavoratori e i diritti dei cittadini, perché questo è quello che a noi ci caratterizza, e soprattutto non aver mai subordinato le proprie politiche alle appartenenze partitiche o ai governi. Abbastanza chiaro, direi che possiamo lasciarla, la aspettano altri colleghi. Grazie. La ringraziamo molto, arrivederci.